Stiamo facendo un presidio qui davanti oggi alla Statale di Milano come Movimento Studentesco Studenti contro il Green Pass Milano per ricordare a tutti che oggi è il 15 ottobre ed è una data molto importante perché da oggi il Green Pass che da noi da mesi contestiamo come misura politica e non sanitaria verrà esteso anche a tutti i luoghi di lavoro. Per cui da oggi il Green Pass non soltanto servirà come tessera d'accesso per il diritto allo studio, ma anche per completamente per il diritto al lavoro. È così che gli universitari del movimento Studenti contro il Green Pass Milano hanno protestato venerdì 15 mattina davanti all'Università Statale contro il certificato verde, proprio nel giorno in cui la certificazione diventa obbligatoria per accedere a qualsiasi luogo di lavoro. Secondo gli studenti del movimento, che ci tengono a specificare non essere né fascista né novax, il Green Pass non è una misura sanitaria dovuta all'emergenza, ma un dispositivo di controllo politico che di fatto è solo l'ultimo di tantissimi attacchi contro studenti e lavoratori. Il Green Pass è soltanto l'ultimo dei tantissimi attacchi che questi governi che si sono succeduti negli ultimi anni, sia a destra che a sinistra, hanno portato non solo contro gli studenti, ma anche contro i lavoratori, soprattutto contro i lavoratori. Citiamo il Jobs Act che ha introdotto le telecamere sul posto di lavoro. Citiamo per esempio i decreti sicurezza che hanno aumentato in modo sproporzionato le pene per reati minori che incorrono spesso durante l'attività sindacale. Per il movimento studentesco, inoltre, poco è cambiato nelle università dall'introduzione del Green Pass per colpa delle aule troppo affollate e l'impossibilità per molti di seguire le lezioni in presenza. Noi dobbiamo ancora prenotare il posto a lezione. Ci dobbiamo ancora affollare a lezione. Ci dobbiamo affollare a lezione. Adesso la capienza è del 100%, ma palesemente non tutti gli studenti possono entrare perché bisognerebbe fare interventi di riqualificazione degli spazi. Però mentre andiamo in università ci dobbiamo ammassare in metropolitana e quello lo possiamo fare.